ci stiamo occupando di quella che è la rilevazione del quadro lipidico glicemico, ma ci sono altri padiglioni dove stiamo effettuando elettrocardiogramma, spirometria, ecocolor doppler e tutto per la prevenzione e la tutela della salute di tutti i cittadini. Le persone ricercano questi momenti perché vogliono curarsi e c'è un grande desiderio di sapere del proprio stato di salute. In piazza Plebiscito è stato inaugurato questa mattina, sabato 26 ottobre, il Villaggio della Salute, un complesso di ambulatori mobili e postazioni dove tutti possono effettuare gratuitamente visite mediche, controlli diagnostici e partecipare a iniziative di prevenzione. Abbiamo già prenotazioni per oggi pomeriggio e nella giornata di domani, quindi io penso che arriveremo circa circa 500 prestazioni. Terza edizione, la prima mattinata, penso che abbiamo avuto circa 10.000 partecipanti, c'è stato un flusso continuo, stamattina già alle 8 le persone erano in coda, abbiamo atteso il sindaco giustamente alle 9 per l'inaugurazione del villaggio. Promosso dal Comune di Napoli, in collaborazione con ASL, ospedali, associazioni e molti altri soggetti del territorio, il Villaggio della Salute sarà aperto anche domani, domenica 27, dalle 9.30 alle 18. Visto anche la numerosità, vuol dire che c'è una grossa richiesta di salute e questa iniziativa serve proprio a questo. Molto importante che se oggi ci sia un approccio alla sanità, alla salute, che sia sempre più di prossimità, vicino soprattutto ai più fragili, a chi ha difficoltà di accesso. Questo progetto che stiamo portando avanti insieme all'assessore Sant'Agata, oltre che a Piazza Plebiscito, è nostra intenzione di portarlo nei quartieri più difficili per fare in modo che ci sia un approccio sempre di maggior prossimità, soprattutto nei confronti dei più fragili, degli anziani, delle fasce sociali più marginali, perché questo rappresenta un grande atto di equità ma anche di democrazia.